Privatizzata a tutti gli effetti, punto e basta. Tra l'altro poi col pretesto di creare servizi per i disabili. Anche l'ANSA, i giornalisti, a filmare questa vergogna, ma dicono che si parla male in Italia di Ischia. Vuol dire che questo ci meritiamo, è uno schifo. Se purtroppo l'amministrazione comunale ha voluto queste prescrizioni, ha voluto che il traffico continuasse a correre sulle strade, cosa che non avviene in altro. Guardate qui, macchina a destra, sì, in dalla legalità, in questo paese sono io, dove purtroppo non vediamo nel modo in cui viene disamministrato. Guardate qui, si sfreccia, sfrecciate. Guardate qui, guardate nell'indumo addirittura. Questo è il grido, sindaco di Forlì, di un intero popolo che per tutelare le tue clientele politiche non puoi non ascoltare. Questa sera, sindaco di Forlì, avrà tutto, non hai titoli, perché nella tua amministrazione tiene soccorso il paese, ricolmo di rifiuti. Il tuo comunicato stampa di oggi, in cui parli di ricatto all'amministrazione per la manifestazione di protesta popolare, farà brividire le persone coscienti e civili di questo paese, e conoscono il tuo modo di disamministrare, di tenere il paese. Abbiamo distribuito i volantini in questi giorni, non c'è stato un solo turista che non ci ha fatto vergognare di essere foriani per il modo in cui tenete arretrato, sporco e degradato il nostro comune, sindaco. Che vergogna! Che vergogna! Sindaco Franco Regine! Politicamente e amministrativamente devi solo vergognarsi per come tieni il paese e per aver privatizzato parte della spiaggia libera della Chiaia. Hai tolto il pezzo di spiaggia che per la tua madre era dei bambini lì alla Chiaia. Che vergogna! Vergognatevi, amministratori di Forlì! Vergognatevi! Che ha inteso in questi giorni privatizzare la spiaggia della Chiaia. Ma la spiaggia della Chiaia non è stata privatizzata senza un perché. È stata privatizzata col pretesto di creare servizi per disabili. E chi le ha creati questi servizi dei disabili? Da dove sono usciti i soldi per creare questi servizi per disabili? Dalle tasche vostre, dalle tasche di tutti i cittadini di Forlì, di Napoli e della regione Campania, perché sono soldi, fondi regionali. Allora, con i soldi pubblici hanno realizzato finalmente i servizi per i disabili, ma poi vergognosamente con questo pretesto hanno dato in gestione la spiaggia.
E dunque i disabili che vogliono accedere su quella spiaggia, così come i cittadini di Forio, oltre al danno di aver creato per loro un ghetto, tutti conoscono ora che quella è la spiaggia dei disabili, chiunque sta lì oggi viene identificato come il disabile, perché vergognosamente hanno voluto creare un ghetto. Ebbene, non solo stanno nel ghetto, ma devono pagare pur centinaia di euro al mese per poterci stare. Vergogna!